Ciao a tutti e bentrovati. Impareremo oggi a realizzare questa farfallina qui. Farfalla che potrà essere utile come bomboniera, come applicazione, come guarnizione per un fiore. Può stare sia appoggiata, si può cucire, si può usare come sacchettino portaconfetti, come top per delle matite. Insomma, potete fare tutto l'uso che ne vorrete. Questa è realizzata con del cotone viola perché è stata fatta su richiesta, però si può fare con qualsiasi materiale, dal cotone alla lana, alla raffia, al PVC, a tutti i materiali che vi vengono in mente. Noi adesso la realizzeremo in lana in modo che sia un filato abbastanza grosso e vi venga più semplice anche da seguire i vari passaggi. Non è complicato nel farla, viene molto carina. Avrete molta soddisfazione una volta che l'avrete completata. Beh, andiamo a cominciarla. Io ho preso del filato di lana molto, molto grosso, così, ripeto, vi viene meglio a seguire i vari passaggi che faccio. Cominciamo con una lavorazione in tondo, come vi ho spiegato in uno dei video precedenti, quindi giriamo il filo attorno alla mano, estraiamo il filo con l'uncinetto da dietro, ce lo portiamo su e facciamo un nodino. Eccolo qua. Andiamo adesso a fare due punti alti separati da due catenelle, tutto questo per ben 8 volte. Quindi facciamo i 3 catenelle che ci simulano il primo punto alto, quindi ne facciamo un altro. Ricordate come si fa il punto alto? 2 catenelle, ancora 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle e 2 punti alti, 1 e 2, ancora 2 catenelle e ancora 2 punti alti, 1 e 2. Siamo arrivati a 1, 2, 3, 4 coppie di punti alti. Dobbiamo farne ancora altrettanti, quindi siamo ancora a metà. Quindi 2 catenelle e 2 punti alti. Man mano ci sistemiamo il filo all'interno, lo chiudiamo un pochino in modo che cominci a prendere forma e ripartiamo. 2 catenelle, 1 e 2 e 2 punti alti, 1 e 2, ancora una coppia, un punto alto e un altro punto alto. Vediamo a quanti siamo arrivati, contiamoli insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultima coppia, quindi 2 catenelle, 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle per finire e andiamo a chiudere in tondo qui nell'ultima maglia delle nostre prime 3 catenelle che abbiamo fatto. Ecco fatto. Adesso ci ritroviamo con questo cerchiolino qui. Non ci resta che tirare l'estremità del filo, quello che abbiamo cominciato a girare. Lo tiriamo con delicatezza, ma decisione, per quanto ne richiede, eccolo qui, e ci ritroviamo col cerchiolino fatto. E questo è il primo giro. Non vi preoccupate perché lo schema, come al solito, ve lo posterò su Facebook, quindi se seguite il link che c'è nella descrizione vi porterà alla pubblicazione dello schema su Facebook, dal quale potrete scaricarlo tranquillamente. Passiamo adesso al secondo giro. Il secondo giro verrà lavorato all'interno di questi archetti, cioè praticamente nelle due catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi dobbiamo spostarci fino nel primo archetto. Con dei punti bassissimi, quindi inseriamo l'uncinetto, ci tiriamo il filo dietro e ce lo tiriamo su, ci spostiamo facendolo due volte nel primo spazio, nel primo archetto. Adesso qui facciamo 1, 2, 3 catenelle, quindi sarebbe un punto alto in pratica, un altro
e un altro ancora, quindi tre punti alti, 1, 2, 3 catenelle e altri tre punti alti sempre nello stesso spazio. Quindi dobbiamo fare praticamente una conchiglia, così viene chiamato questo punto, una conchiglia nel primo archetto. Ecco, mi tiro su un po' di filo, vedete, così forse la vedete meglio. Quindi una conchiglia nel primo archetto. Questo per tutto il giro. Tra un archetto e l'altro non ci sono punti di catenella, quindi abbiamo finito con tre punti alti. Adesso con un altro punto alto passiamo direttamente nel secondo archetto. Non vi preoccupate se vi viene tutto ondulato, tutto bruttino, ecco, usiamo l'espressione giusta, perché poi una volta che andiamo a formare la farfalla tutto si aggiusta. Quindi tre punti alti, 3 catenelle e tre punti alti. 1, 2 e 3. Io velocizzo un po', però voi avete come al solito tutto il tempo che volete. Quindi per ogni giro sono 3 punti alti, per ogni archetto 3 punti alti, 3 catenelle, 2 e 3 e 3 punti alti. Tra un archetto e l'altro, mi raccomando, nessuna catenella. 1, 2 e alla fine ci ritroveremo con una bella farfalla da disporre come vogliamo. Anche perché no, anche in un cerchietto, in un fermaglino per bambina, in una asticina per gli occhiali, una collana, un bracciale. Sono tantissimi gli impieghi che si possono fare con le farfalle, ma tanti, 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 tanti. Allora, 3 catenelle, ancora 3 punti alti e 3, continuiamo per tutto il giro. Ancora uno, altri 3 punti di catenella. Qui stiamo sfruttando tutti i punti che abbiamo visto in precedenza negli altri video, nulla di nuovo, stiamo soltanto dando vita ad un progetto con delle cose che già sappiamo fare, quindi punto alto, catenella, comincio lavorazione in tondo, nulla di difficile. Se qualcuno non ricordasse come si fa, si va a riguardare gli altri video e il tutto sarà molto semplice. Ultimo archetto, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle e agli ultimi 3 punti alti. Una volta completato l'ultimo punto alto, andiamo a chiudere nella prima maglia in alto, quindi nella terza catenella che abbiamo fatto all'inizio, quello del primo punto alto, vi ricordate? Andiamo a chiudere qui. Ecco qua, e ci ritroviamo il nostro nella nostra rotellina tutta ondulata, che pare bruttina, 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 ma in realtà vedrete che poi andrà meglio. Facciamo l'ultimo giro e avremo la nostra farfallina. Allora, a questo punto noi qui ci facciamo io direi di fare cosa, un punto alto, ma sì, perché no? No, meglio un punto basso. Allora, un punto basso qui nello spazio tra un archetto e l'altro, dove ci siamo fermati, e poi facciamo dei doppi punti alti, la maglia alta doppia, ve la ricordate, quella con uno e due giri di filo per poi fare il classico punto alto. Bene, ne facciamo ben 5 questa volta nell'archetto, senza spostarci direttamente da dove ci troviamo, quindi doppio punto alto, quindi due giri di filo sull'uncinetto e andiamo a farcene 5. 1, non vi preoccupate per la distanza, che vedrete che si accorcia. Il secondo, quindi 2, 1, 2 e 3. Ricordate che questo si fa in tre tempi, vero? E 3, ancora 1, 1, ecco, mi si tira il filo. Ricominciamo. 1, 2 e 3. Quindi siamo a 3, facciamo il quarto e il quinto. Adesso un punto di catenella e altri 5 punti alti doppi. 1, 2,
due, tre, quattro e cinque. Vi verrà una mega conchigliona, guardate qua. Allora, questo è il risultato che avrete alla fine, quindi 5 punti alti doppi, un punto di catenella centrale e altri 5 punti alti doppi. Questo sempre per tutto il giro. Quindi facciamolo insieme, doppio punto, sempre nessun punto di catenella tra un archetto e l'altro. Però possiamo anche fare un punto basso qui. Allora, tra un archetto e l'altro, proprio a metà, vedete, abbiamo 3 punti alti, 3 punti alti, in mezzo qui andiamo a farci un punto basso, così magari fermiamo la luce della farfallina. Quindi doppio giro per il doppio punto alto e cominciamo. Abbiamo detto che sono 5, quindi 1, 2, io velocizzo un po' come al solito, altrimenti vi stancate anche a guardare il video. Intanto voi lo potete stoppare tranquillamente, lo potete mandare avanti come vi pare. Io vi ricordo sempre che mi trovate su Facebook. Se nella ricerca scrivete fatti a man, ecco, abbiamo un punto di catenella qui, mi trovate subito. 1, 2 e 3. Potete richiedermi l'amicizia, verrà accettata sicuramente. Così potete vedere tutte le foto dei lavori che abbiamo fatto, di quelli che possiamo fare, di tutto quello che si può creare con l'uncinetto. Seconda conchiglia fatta, quindi punto basso in mezzo alle due serie di punti alti del rigo sottostante e proseguiamo. Sempre nella descrizione trovate, nella descrizione di questo video, trovate degli altri link che vi portano a degli altri siti dove ci sono altre cose da vedere, sempre create da me. Un sito, ad esempio, verrete collegati ad un sito da dove potrete vedere i vari schemi che abbiamo preparato per voi a costi bassissimi, pochi euro. Eccoci alla fine dell'ultima conchiglia, quindi siamo a 4 e l'ultimo doppio punto alto. E andiamo a chiudere nel punto basso di inizio. Quindi vi ricordate, con un punto bassissimo e la nostra farfallina è finita, quindi un punto di catenella. Vediamo se trovo delle forbici a portata di mano. Ecco, tagliamo il filo, tiriamo l'uncinetto, lo sfiliamo e tiriamo con vigore il nostro filo. Adesso sembra un ammasso di punti, un ammasso di lana, il colore un po' bruttino. Beh, questo senza dubbio rimarrà marrone comunque. Adesso per avere la farfalla non ci resta che piegare la nostra rosellina a metà. La pieghiamo così, proprio a metà. Ecco qua, conchiglia con conchiglia, le facciamo combaciare. E già la nostra farfallina prende forma, vedete? A questo punto, per fermarla, ci sono diverse opzioni. Potreste o cucirla tutto intorno con l'ago o con sempre l'uncinetto, ma con un filato di un altro colore. Potreste prendere un filo, fare un po' di catenelle, come ho fatto io qua, una strisciolina di catenelle, e andare a legare la nostra farfallina qui al centro con i nodi che vanno a finire proprio qui in alto, in modo, ecco, da stringerla un po' così. Queste rimangono in alto, magari facciamo un altro nodo per sicurezza. Ecco. E tagliate fin dove che volete finiscano le antennine della farfalla. La farfalla ovviamente potete farla anche in altri colori, oppure il giro interno di un colore, il secondo giro di un altro colore e il terzo un altro colore ancora. Il corpo, chiamiamolo così, e le antennine potete farle nere,
Potrete sbizzarrirvi come più vi piace, vi assicuro che il risultato è favoloso. Guardate, sembra carina ed è marrone. Alla prossima!